Una corona d'alloro in via delle Casine per ricordare Fausto Dionisi, appuntato della Polizia di Stato, ucciso da militanti di prima linea il 20 gennaio 1978 davanti al carcere fiorentino delle Murate nel corso di un tentativo di evasione. Dionisi, a 24 anni, lasciava la moglie e una figlia piccola, la vedova Mariella Maggi. Se si ricorda, possiamo essere sicuri che non accadrà mai più, assolutamente non deve accadere più. E comunque è bello avere accanto la famiglia della Polizia di Stato, delle forze dell'ordine e tutta Firenze che mi è sempre stata molto vicina. Il suo sacrificio è ancora un motivo di esempio per tante donne e tanti uomini che assicurano ogni giorno un servizio per le strade di Firenze, ha detto il questore Maurizio Auriemma. La persona la mattina è uscita per poter garantire un servizio, ha sacrificato la sua vita. Per noi è un esempio, lo è stato già dal 78. Un ricordo che accomuna tutte le forze dell'ordine impegnate nel garantire la sicurezza dei cittadini, secondo il prefetto di Firenze, Valerio Valenti. Oggi lo ricordiamo tenendo alta la guardia contro la criminalità organizzata, il terrorismo, con l'impegno quotidiano delle nostre forze di polizia, la testimonianza oggi di tutti, Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza, Polizia Locale. Dopo la deposizione della corona d'alloro, il corteo ha raggiunto la vicina chiesa di San Giuseppe per una messa di suffragio.